Radio Nerd, dove la passione non si è mai estinta e dove, quando non mi basta un esperto, devo chiamarne un altro. Colpa del dottor Filippo Bertozzo, che si rifiuta di dire la sua sui teropodi, vero? Io ho pubblicato un articolo sui teropodi, nessuno può dirmi nulla. Il mio l'ho fatto, ciao. Ah, allora quando si tratta di modellini. Visto che per l'appunto nella scorsa puntata avevamo anticipato che avrei dovuto trovare qualcun altro, per me questa è anche un'occasione per invitare per la prima volta sul canale Mattia Iuri Messina, paleoartista, collaboratore di Lucy, canale divulgativo che molti di voi conosceranno. Grazie davvero Mattia. Grazie a voi. Devo dire che sono molto contento che Mattia sia qui con noi per parlare dei teropodi a Longwood e direi di partire con un teropode piuttosto celebre, Allosaurus. Allora, come al solito, procederemo con un unboxing di una delle versioni, poi mostreremo l'altra. Ecco qua. Solito packaging a scorrimento. Allora, devo dire che è molto creativo questa volta il rivestimento interno rispetto alle solite volte. Questa protezione in più. Come al solito, il modellino è avvolto nella plastica trasparente. Piccolo. Sì, in effetti per essere un Allosaurus sembra piuttosto che piccolo. Non è in scala con gli altri. In effetti è strano, dovrebbe essere 1,35 secondo il packaging, ve lo mostro. Uh-huh. 1,35. Però è molto strana questa cosa, perché non sono le dimensioni che mi aspetto da un modellino di Allosaurus. Allora, di per sé mi piace, in generale, in linea generale, in realtà i modellini che vedremo oggi credo che siano tutti abbastanza carini rispetto alla media di quel che si può trovare in giro normalmente. Ci sono delle cosette che secondo me si potevano magari migliorare a livello di modello 3D. Generalmente io sulle zampe posteriori non mi soffermo troppo con i modellini, anche perché c'è tutta una questione legata alla fisica, no? Di mantenersi su e mantenersi in piedi. Credo alcune scelte a volte vengano fatte proprio in funzione a questo, e non si sta lì più di tanto a vedere la correttezza da un punto di vista anatomico. La cosa che mi ha fatto più strano di questo modellino, guardandolo, è il cranio, effettivamente. E il cranio, che è molto alto, è articolata la mandibola, si apre e si chiude? Sì, sì, però non così bene, come potete vedere. È molto, come si dice, molto lasciato andare, perché paradossalmente in Allosaurus dovrebbe aprirsi molto, molto, molto di più, visti alcuni studi. E il cranio mi ricorda le vecchie ricostruzioni, che erano, credo, basate su un cranio deformato, peraltro. In generale, se guardi il cranio, sembra quello di un carcharodontosauride, più o meno, come viene descritto, come viene raffigurato a volte, un cranio alto, eccetera. Infatti, non so a che specie, se si siano basati sul cranio di qualche specie in particolare, di una specie in particolare di Allosaurus, però forse l'avrei fatto meno alto di così. Il numero dei denti non so, perché mi sembrano un po' pochi, forse. Il numero dei denti è un po'... non saprei, forse da rivedere. E una cosa che sicuramente cambierei è rendere così evidente la finestra antorbitale, che sarebbe quella tra l'occhio, appunto, e la narice. Non so se hanno fatto l'orecchio. Occhio potrebbe essere questo, anche se mi sembra un po' basso. Dovrebbe essere spostato più in alto, che sta tra il giugale e il compressore, dovrebbe stare un po' più sollevato. E un'ultima cosa che mi è venuta in mente, in realtà... anche il fatto comunque di fare le spine su tutto il corpo. Ho visto che hanno applicato questa cosa quasi a tutti i modelli di teropodi, che è una cosa molto, diciamo, anni 90. Certo è che, vabbè, Ceratosaurus per esempio ce le ha, ed è giusto, è corretto, però perché non abbozzare una texture piumata? Io non mi ricordo di aver visto modellini di Allosaurus o di alcuni dei teropodi che vedremo tra poco con le piume. Sarebbe carino e sarebbe corretto. In realtà, per quel che sappiamo oggi, sarebbe anche corretto dipingerli così qualche volta. E anche questa è una scelta che personalmente non ho gradito, ma in linea generale, poi guardando invece la forma del corpo,
la forma delle braccia. Mi sembra un modello abbastanza carino, non so cosa ne pensa Filippo. Sai che a me non piace questo. Non lo so, è proprio una cosa a pelle. Forse la testa. La testa mi sa molto all'osauro anni 90, il dinosauro.jpg che si trovava come giocattolo. Sì. Mi ricorda tantissimo la testa dell'Allosaurus del mondo perduto. No, del... Quello del tavolo chirurgico. Quello, vero, ma anche quello di Walking Weave. Sì, anche. Sì, sì. Tra l'altro, voglio dire, si basava su una ricostruzione appunto controversa, che ora Jim Mezzanai è molto diverso come struttura del cranio. Sì, sì, come dicevo appunto, il cranio... più basso, sicuramente sì. Non so, sembra che abbiamo preso la testa di un modellino anni 90 e l'abbiamo messa su il corpo della Longwood 2020. In realtà ho le vostre stesse sensazioni, nel senso che la testa non mi convince per niente, anche perché Allosaurus è un genere piuttosto popolare, ci sono anche molti riferimenti piuttosto validi, visto che si tratta di uno dei teropodi più studiati di tutti i tempi. E anche lì, perché ostinarsi a mettere le spine quasi fossero draghi? Cioè, Alan Good comunque ci ha abituato a degli standard molto migliori di questo, se devo essere sincero. È anche un po' sortino questo nello specifico. È piccolo, è traghesco, è anni 90. Per anche me... Anche le narici sono molto arretrate, vedo, tra l'altro. Sì. Sto notando ora. Sì, sì. Allora, questo ha un underbite comunque piuttosto evidente. Quindi c'è un problema nella testa. Qui qualcosa a livello ingegneristico... non è andato come si sperava, bisogna ammetterlo, anche perché il corpo non è nemmeno male e la colorazione non mi dispiace affatto, mi ricorda un giocattolo della Hasbro piuttosto popolare, sempre di Allosaurus, le famose strisce bianche che piacciono tanto a Filippo. Ah, i spirulini, sì. Esatto, quindi sì, in effetti mi sembra uno dei modellini più deboli. Ecco qua l'altra versione, è un po' più rossastra, molto più anonima. Ti dirò, le chiazze nere sulla lower jaw mi piacciono. Stranissime. Sono presenti anche qua, eh. Però forse non le avevo notate. Può succedere. Sì, è vero. Anche perché qui in realtà c'è uno stacco meno netto fra la mandibola e il tessuto interno della bocca. Mm-hmm. Qui ovviamente è più evidente. E quindi si vedeva molto quel rosa marcato, no? Che appunto mi dava l'impressione che ci fosse qualche problema a livello di articolazione. Vi vedere una cosa. Questo è meglio come articolazione. Con questa colorazione però lo shrink wrapping del cranio è più accentuato forse. Sì, perché sì. Ci sono queste pennellate secche che seguono proprio i bordi. Quindi è vero. È come se praticamente accentuassero la forma del cranio. Sbagliato. A maggior ragione. Sapevo che questo modellino sarebbe stato controverso per vari motivi. Sì, forse la colorazione da un punto di vista artistico, diciamo così, la colorazione di quell'azzurro mi convince un po' di più. Tra l'altro Allosaurus spesso è blu nella paleoarte e nei paleomini, quindi ci sta, è un colore a cui siamo piuttosto abituati. Passiamo quindi al successivo, che è uno a cui tengo particolarmente e quindi posso dire di essere un pochettino teso. Baryonyx. Oh. Ah. Allora. Oh. Allora, non vedo l'ora di unboxarlo. Anche perché erano emerse un po' di foto che mi hanno destato non poca preoccupazione. Schifo ignifico coming? No, non esattamente, però sembravano esserci dei problemi a livello di articolazione. Quindi voglio vedere se, diciamo, sono più fortunato. Intanto... ribadisco, il packaging interno è molto più curato. Comunque ci sono queste coperture che sono sagomate, mi piacciono molto. Questo sembra avere la stessa colorazione dell'Allosaurus. Voilà! Allora. Sì, un pochettino sì. Allora, molto simile la colorazione, però già vedo dei passi in avanti. Intanto abbiamo scongiurato il problema della mandibola, anche se poteva essere meglio. Secondo me ha un po' di prognatismo, un po' sì. Infatti, quanto allungato l'hanno fatto? Vabbè, qua credo anche come con Allosaurus, probabilmente il punto su cui ci si sofferma un po' è il cranio. E poi sto vedendo una cosa che forse non si vede benissimo, però
la coda, cioè le spine da che passano dal dorso alla coda, diventano molto grosse, cioè, Quasi osteodermi. che, ripeto, anche qua è una cosa che è un po' un peccato, però deve essere una scelta anche che hanno fatto in generale per rendere più accattivanti i modelli, forse, e non si sono curati molto magari dell'aspetto scientifico a livello del tegumento. Vedo l'attacco del caudo femorale, così come c'era anche per l'Allosaurus. L'attacco del caudo femorale non dovrebbe essere male, cioè non dovrebbe esserci uno stacco. Forse si poteva usare di più, ma questo succede spesso comunque con i teropodi, tutti elementi che contribuiscono a incattivirli, come per l'appunto queste spine un po' ovunque, cioè la coda praticamente diventa segmentata a un certo punto. Me ne sono accorto mentre ne parlavi, ci sono varie file di tubercoli, non è coccodrilloso quanto lo schifo ignifugo, però è un pochettino, diciamo, tendente al mostruoso. L'artiglio del primo dito è abbastanza grande, ma poteva esserlo di più, secondo me. Mi sembra che, come successe con i Ceratopsi di Filippo, siamo stati un po' troppo conservativi. Potevano effettivamente aggiungere un po' di cheratina, visto che comunque si tratta di un animale che è famoso per avere questo artiglio incredibilmente massiccio. Lo chiamiamo Chad Onyx, questo praticamente, perché sembra un po' Giga Chad. Vabbè, appunto, hai già visto la mandibola portata in avanti. Non so. Anche qui c'è un po' di shrink wrapping, credo. Un Sì, pochino, ha si vede un voglia. po' di shrink wrapping. E poi manca il notch. La parte terminale del rostro, del muso, c'è un problema probabilmente qua, perché comunque c'è un'anatomia molto particolare per gli spinosauridi, con la rosetta alla fine, quindi con i denti un po' Sì. più lunghi, che è caratteristica, qui è quasi un animale diverso. Poi anche qua, ci sarebbero state delle problematiche per un modellino così piccolo, da un punto di vista di stampa, questo non ne ho idea. A bocca aperta non sono malaccio, possono funzionare. A bocca chiusa perdono un sacco di fascino. Cioè, seriamente, non si incastrano bene i denti, risultano un po' orrorifici, quasi quasi. Ed è un peccato. Poi, l'anatomia generale non è neanche troppo brutta. Forse si sarebbe potuto usare un po' di più sui tessuti molli. Cioè, sembra un modello ricalcato sulla silhouette attorno a uno skeletal, che di solito è molto conservativa. Quindi c'è proprio un filino di tessuto molle attorno a uno scheletro, fondamentalmente. E si vede soprattutto nel collo. Si vede tantissimo qui. Quindi credo che ci siano problemi da questo punto di vista e spero che in futuro si risolvano, perché comunque le potenzialità ci sono. Io vi mostrerei fra l'altro la versione marrone in questo caso. Bisogna vedere se Filippo, ad esempio, la considererà anonima, anche se comunque potrebbe essere carina. Ti dirò, a me questa piace. Immaginavo. Ha carattere. Immaginavo. Sarebbe stato carino avere un po' di colorazione sulla cresta, perché giustamente è un tratto distintivo di Bari Onyx, sarebbe stato molto carino da aggiungere. Stavo guardando se anche in questo Però caso. ancora quel bianco utilizzato così. Aspetta, ah, quello sulle zampe. Sì, no, proprio io non riesco proprio a farmelo mandare giù. Sembra veramente la polvere che ti arriva quando hai il giocattolo fermo 3 mesi in negozio, non ce la posso fare. Guarda, oddio, per esperienza non è così il colore, però capisco la sensazione. In realtà stavo guardando anche una cosa, no? Come effettivamente questo colore faccia risaltare l'azzurro degli occhi, scelta comunque ormai abbastanza di moda, e forse in questo caso l'articolazione sembra essere migliore, e c'è, non so se è intenzionale o meno, se notate, c'è una passata di rosso in Ah, sì. corrispondenza, diciamo, dei forami, che non è Sì. malaccio, anche perché risalta la narice, che prima non si vedeva nel Sì. modello blu. I denti sono un po' più sporchi, quindi quella sensazione di orrorifico diventa più naturale. Come si può vedere, l'aspetto generale sembra migliore, in effetti. È una bella sorpresa. Io credevo che quello blu fosse migliore, invece questo mi sta piacendo di più. La colorazione di questo modello
artisticamente parlando, ma in linea generale io credo che mi piaccia molto di più di quello precedente. E soprattutto non hanno gli spirulini. Dobbiamo, come dire, farlo registrare questo termine. Perciò io direi di passare a un altro teropode piuttosto popolare. Tra l'altro ha un aspetto in comune con Baryonyx, effettivamente, perché anche questo si basa su un unico scheletro, ed è Carnotaurus. Ah! Allora, ho scelto la versione più peculiare fra le due, e vediamo cosa ne pensate. No, però questo packaging è sempre più bello, guardate com'è, sagomatissimo, mi piace un sacco, e questo comunque permette una protezione maggiore. Arriveremo ad avere una sagoma che copre interamente l'animale. Direttamente. Però è una patologia questo esempio. Sì, ha una deformazione asimmetrica delle corna, molto bellino. Qua ritorna il discorso che facevamo con, cos'era, Kentrosauro? Con Dacentrurus. Sì, Dacentrurus. La presenza di, in questo caso, credo che sia appunto il packaging che ti va a piegare la gomma, la resina, quel materiale con cui sono fatti i modelli, il PVC. E però questo lo rende molto più vivo, c'ha una deformazione. Allora, io penso che Mattia potrà dire un po' di cose su questo modellino. Io dico solo, dopo faccio parlare lui. Anche qui hanno scannato, come per tanti altri ornitischi, la colorazione della mano. Andando a colorare di nero, fai un quarto ungueale che non ci dovrebbe stare. Perché la Longwood? Perché? Allora. Vabbè, cominciamo dalle mani a questo punto, a vedere un pochino quelle che sono le mani di questo modellino. C'è una cosa che si poteva fare, che è abbastanza caratteristica, ovvero il metacarpo del quarto dito, che è molto grande, dovrebbe essere molto grande teoricamente, invece qua vediamo che è abbastanza piccolino, e articola con una falange nel modello, okay. Quando in realtà teoricamente non dovrebbe articolare con una falange, dovrebbe essere molto grande, quindi molto visibile, non dovrebbe terminare con una falange. E avrei evitato anche di colorare in modo così evidente gli ungueali, sinceramente. Di far vedere gli ungueali così della mano. Si poteva lasciare senza la colorazione degli ungueali, quindi senza metterli in evidenza, senza ungueali. Bastava non colorarli. Il fatto che siano stati così dettagliati nel mettere questa colorazione, poi possibilmente uno smalto, perché si deve mettere uno smalto lucido per dare questo effetto, su una parte così piccola quando bastava non farlo. Pazzesco, in effetti, no? Lo sforzo impiegato, magari, che comunque questi sono modellini prodotti in massa, quindi ci saranno migliaia di copie, così, quando bastava non farlo e risparmiarsi questa fatica. E per quanto riguarda il corpo, che ne pensate? Il corpo mi piace abbastanza. Avrei fatto la coda un pochino più massiccia alla base, perché comunque Carnotaurus, tra l'altro, ha dei caudofemorali che sono bestiali. È famoso proprio per quello, tra l'altro. Quindi magari si poteva usare un po' di più e molto farla, più per la massiccia. Concordo. Vabbè, la borchiatura sulla pelle ci sta. Non gli hanno fatto delle spine evidenti come in Allosaurus. Vedo, sono un po' più ma piccole. Ci sono. Guarda che roba, belle triangolari. Anche qui ci sono. Sì, se non vedo male, tra l'altro, anche la pelle l'hanno fatta bella rugosa più degli altri modellini, no? O quello stesso secondo te? Sì. No, concordo. Il livello di dettaglio è maggiore, anche perché si vedono tutti i famosi tubercoli. Le proporzioni sembrano anche abbastanza corrette. Tralasciando il fatto della coda, che anch'io avrei fatto molto, molto più massiccia, veramente. Però in generale le proporzioni sembrano essere abbastanza fedeli all'idea che abbiamo ora di Carnotaurus, basata anche su Aucasaurus, se non ricordo male. Il mio dubbio è che per la mano abbiano fatto riferimento a quella di Aucasaurus. La mano di Carnotaurus generalmente è diversa rispetto a, dovrebbe essere rappresentata in modo diverso rispetto a questo. Poi, per il cranio...
Vedo che anche qua, vabbè, come per gli altri modelli, c'è un po' di shrink wrapping, almeno si vede, è parecchio evidente la finestra antorbitale, e l'orecchio anche qui è spostato molto in basso. Si avvicina molto all'articolazione. Praticamente sì, a proposito, provo a far. Ecco, qua, questa è l'articolazione. Qua funziona abbastanza bene l'articolazione, nel senso che comunque apre e chiude la bocca abbastanza bene. È già il cranio particolare, poi fanno, ovviamente, se lo fanno a denti scoperti e esce fuori un Sì, demone proprio il praticamente. demone, esatto. Comunque, queste corna sono troppo particolari. Già questo. Involontariamente è una caratteristica particolare. Me l'immagino questo tipo di asimmetria comunque in natura. Si vede in tantissimi bovini, per cui perché no? Volevo dire una cosa, visto che questo modello è un po' più grande, all'interno della bocca è piuttosto semplice. Sì, molto basilare. Quindi abbiamo detto che Carnotauro sia un bovino. Perfetto. Prendete questa Perché? mia frase e decontestualizzatela. Perché scusa questa cosa? Allora, io vorrei mostrare, tra l'altro, la colorazione alternativa. Che in realtà chiamarla alternativa è un parolone perché secondo me è molto classica. Se abbiamo detto prima che Allosaurus è sempre blu, Carnotaurus com'è? Sempre rosso. Allora ci siamo. Eccolo qua. Classicissimo! Sembra uscito dai volumi di Agostini. Pazzesco! Lo Sai, la metto in palette mi ricorda rotazione. quella di Jurassic World? Sì, molto, moltissimo. Guarda che roba. Sì. Che poi non è l'unico riferimento, come abbiamo visto poco fa, perché anche l'Allosaurus ricordava un giocattolo di Jurassic World, ma questo proprio sembra uscito dal film. Devo dire che, nonostante tutto, mi piace. Cioè è classico, però ha sempre il suo perché. Tu che ne pensi, Filippo? Tu che sei anche comunque fan di Jurassic e potrebbe ricordarti Toro di Camp Cretaceous. Assolutamente, cioè sembra proprio quello. Tanto mi fa morire praticamente il rossetto scuro sulle labbra. Però gli dà carattere, Gli dà l'ho notato carattere, anch'io. sì. Ma devo ammettere, questo modello qua di base mi piace, anche le due colorazioni, entrambe hanno i loro punti di forza. Di nuovo ci sono gli spirulini, vabbè. Però devo ammettere che il rosso marroncino scuro ha il suo che. Non sono un grande fan di solito della colorazione marrone perché è troppo anni 50. Però qua mi piace. Guardiamo le teste. Quello rosso è È chiaramente come il dovrebbe essere classico. di fabbrica. Esatto. E ha anche la giusta curvatura delle corna, perché comunque sono leggermente verso il basso, mentre questo effettivamente sembra un maschio che ne ha prese tante, però ci sta. Ed è giusto così. Ah, fra l'altro, la colorazione delle unghie qua è diversa. Gli Piacentuato. ungueali qui sono un po' più accentuati, però sono più naturali, perché c'è una colorazione che va verso il marroncino. Quindi sono stati attenti anche a questo, a cambiare, no? Di nuovo uno sforzo che potevano risparmiarsi. Volevo aprire la bocca di questo. Sì, questo funziona meglio. Comunque, da un punto Concordo, di il vista mio. di marketing, credo che fare un modellino simile a un dinosauro di Jurassic World sia intelligente per loro, perché comunque devono vendere modellini, quindi alla Sì. fine è logico, è logico, Sì, è logico la scelta. diciamo che è una scelta abbastanza classica, anche perché questo comunque non è uno schema colori che, diciamo, ha inventato Jurassic World. Diciamo anche le cose come stanno, cioè No, seriamente è dai se vogliamo già Dinosauri della Disney aveva iniziato dinosauri della questo Disney, trend. ma anche De Agostini stessa, cioè praticamente Carnotaurus è rosso. Questo è proprio un tratto ormai distintivo, come no, Stegosaurus verde con le placche arancioni, Allosaurus blu, è come un altro dinosauro, però di quest'altro dinosauro pochi notano questo aspetto, perché il prossimo Camboxo
Da Spletosaurus, in un sacco di Paleomedia, da Spletosaurus è viola. Quindi vediamo un po' come hanno reso questo viola nel modellino. Peccato che mi abbiano mandato solo quello verde. Quindi, vediamo com'è questa alternativa. Ecco, mettiamo, non è il Daspletosaurus che mi immagino io di solito, però vediamo come hanno lavorato quelli di Aurungood su questo tirannosauride ormai piuttosto popolare. Una cosa che si può notare fin da subito è che rispetto agli altri, qui vediamo le labbra. Ecco qua. Quindi questo è il secondo teropode Aurungood, se contiamo anche Carcharodontosaurus, con le labbra. Allora, che ne pensate? Sbaglio o la sua testa mi fa molto più gorgosauro che da spletosauro? Ma allora, prendete con le pinze ciò che dico io, perché di nuovo la mia conoscenza di teropodi è quella di un lampadario. Allora, Mattia saprà dirlo meglio di me, però hai centrato il punto. Sì, sicuramente la morfologia del cranio ha delle cose un po' particolari. Le creste, da quello che vedo, non mi sembrano quelle di Daspletosaurus. Dovrebbero essere rivolte all'indietro, dovrebbero essere spostate in avanti e teoricamente invece qua sono sopra l'occhio. Sì, no? Esatto. Sì. Perfettamente, ecco, sopra qua. L'occhio. Quindi sì. Questo è un problema ed è assurdo pensare che ci sia stata una svista del genere. Per un modello che comunque è piuttosto carino, cioè, è ben scolpito, è anche ben colorato, è molto bello questo pattern reticolato. Molto, molto bello, se devo essere sincero. Però è strana questa svista. Poi c'è anche il discorso della resa delle labbra, perché comunque non è affatto male. Io provo ad aprire... devo dire che è ben scolpita. Ora faccio vedere una ricostruzione di Rudolf Hima che accompagna la pubblicazione che è uscita recentemente. Tra l'altro c'è anche un ritratto bellissimo di Atucin, spettacolare, vabbè, come tutta la sua paleoarte. Però si vede bene questo dettaglio delle creste e nella rappresentazione paleoartistica di Rudolf Hima si vede abbastanza bene perché è laterale, no? Nella paleoarte si vede il cranio posto lateralmente in vista di profilo, diciamo, e quindi si nota meglio. Ecco, così. Quindi sì, si vede proprio questa differenza. Cioè, è più da tirannosauro praticamente che da Spletosaurus. Da un punto di vista invece del tegumento, è bello che abbiano ripreso un po' il tegumento che, almeno per quello che sappiamo di come poteva essere il tegumento sul muso dell'animale, non capisco perché sulla parte della mandibola invece... andando verso l'orecchio ci siano queste squame enormi, giganti, quel punto lì, quando in realtà diverse cose noi le sappiamo del tegumento del cranio di questi animali. Proprio di Daspletosaurus, se non mi ricordo male, uscì un articolo sul tegumento in questa regione del corpo. L'orecchio l'hanno alzato un po' meglio, anche se credo forse andrebbe ancora un pochino più in alto. C'è una cosa che volevo vedere che, per quanto riguarda gli arti superiori, sì, quelli dipinti di nero sono gli ungueali? Fondamentalmente sì, 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 sì. Però ti dico una cosa, c'è anche una parte di dito colorata, nel senso che ecco, si vede, esatto, ecco, guarda qua, si vede benissimo questa cosa. Ok, perché... Ma un po' troppo sopra. Sì, sembravano degli unguelli giganti, ho detto, no, aspetta, che succede? Ok. Tra l'altro sembra essere rispettata la proporzione degli unguali, nel senso primo dito un po' più piccolo, secondo dito un po' più grande, però sì, il colore a primo impatto dà questa sensazione che siano degli unguali giganti, peraltro della stessa dimensione. Quindi sì, è un peccato sempre. Questa cosa della colorazione delle unghie è un po' un problema, eh? Troppo smalto ci mettono, ed è un peccato perché poi tanto lavoro di scultura si perde. Non lo so. Ha sicuramente una certa presenza, però forse, non lo so, forse gli manca qualcosa per essere vincente. Non so come spiegarlo. Che ne dite, Filippo? Che ne pensi?
Non lo so. Non mi lascia né interdetto né esaltato, mi lascia neutrale questo modello. Sicuramente come modellino ha molte cose interessanti. In linea generale non ha delle cose che ti fanno dire no, vabbè, questo non è neanche un Daspletosaurus, è un... A parte, vabbè, la cosa delle creste di cui parlavamo prima, poteva esserci un po' più di attenzione magari a questo dettaglio, che è una cosa abbastanza importante per questo genere, da un punto di vista estetico, parlo, da un punto di vista estetico. La colorazione, mi piace il pattern che hanno scelto, mi piace, è interessante, rispetto agli altri modellini che abbiamo visto sino ad ora. Forse questo pattern qua è quello che mi piace di più insieme a quello di Baryonyx che abbiamo visto, quello scuro, no? Sì, reticolato, reticolato batte spirulino. Sicuramente. Mi piace questa, mi piace. Allora, adesso noi abbiamo visto il teropode più grande di questo lotto, mettiamola così. Però una cosa molto particolare è quello che vedremo nel prossimo pacchetto, perché qui abbiamo addirittura una coppia. E devo dire che questa cosa è molto carina, anche perché, date le dimensioni ridotte, hanno deciso di fare questa cosa molto particolare. Allora, intanto il packaging è meraviglioso, di nuovo, guardate che roba, cioè, questa così, c'è il pigiamino qua, esatto, e poi guarda che carina, guardate che carina questa, si prende così, e così hai l'altro, troppo carina. Allora, Paolo, questi potrebbero rientrare in quella categoria di Howlongwood di modellini piccolini ma veramente validi. Però ci sono belli. Anche qua però avrei usato quel piumaggio. Invece hanno optato sempre per delle spine dermiche. Esatto. Tanto più che siamo alla base di molto vicini, alla base proprio di dinosauria. Sì. Lo so, è un problema. Io mostro anche la versione seduta, che è quella... Che beh, ma sai che questa mi fa tantissimo il Dilophosauro presente nel libro italiano, i dinosauri in Italia, il tomo gigantesco sulle orme? Molto bello. Che bello, questo è molto bello. Cavolo, questo è validissimo. Avevo grandi aspettative per la coppia di Dilophosauri e non sono state tradite. Posso dire che, fra l'altro, a livello visivo la resa è proprio diversa. Saranno i dettagli che risaltano di più. Cioè, guardate come crispy. Cioè, proprio molto bello. Sembra un modello differente da un punto di vista di resa visiva. E poi la pose è veramente interessante. Nel senso, non è una roba classica che tu vedi spesso. No. Però anche lì, parlando di meme paleontologici, il Dilophosaurus adesso è spesso raffigurato così, perché appunto abbiamo le impronte che mostrano appunto l'appoggio del calcagno, e da lì è partito tutto. Devo dire però che la coppietta è molto carina. Sono tra l'altro notavo questa cosa: l'animale con la colorazione più accesa è quello seduto. Questo di solito, diciamo, non succede, perché ci si aspetta che quella seduta sia a modo la femmina, no? Mentre qui diresti che questo è il maschio. E la colorazione invece di questo mi ricorda tantissimo, torniamo sempre a Jurassic Park, la versione del libro, anche se quella era maculata, però ci si avvicina abbastanza. I dettagli della testa sono favolosi, a parte, vabbè, la scelta di farlo senza labbra, però i dettagli sono favolosi, e mi piace molto la struttura della cresta, che è basata sull'ultima ricostruzione, tra l'altro con le ricostruzioni di Brian Heng. Sì. Tra l'altro, appunto, c'è questa struttura cheratinosa, quindi è molto interessante come aspetto, perché in questo modo comunque risulta più simile a queste ricostruzioni nuove. Molto bello. Questo è veramente valido. Sì. Oserei dire che è uno dei migliori modellini di Dilophosaurus sul mercato. Ah, notavo anche la cloaca. Ah, poi si vede... Okay. Il digiale, sì, è molto curato. Avrei gradito la presenza di piume, qui sono sostituite da spine dermiche e tubercoli. Ci sono vari tubercoli, ecco, che si vedono. Però, diciamo, soppesando tutti gli aspetti, questo è vincente come modellino. Anche qua hanno fatto una cosa interessante, ovvero hanno fatto le creste che hanno una morfologia diversa, una forma diversa da un modello all'altro. Sì. Che non è propriamente sbagliato, cioè non è che una ha una morfologia, una forma corretta, invece l'altra no, perché è possibile che
avessero delle forme differenti, o perlomeno che magari ci fossero più, abbiamo più possibilità per rappresentare la cresta di questi animali. Certo, magari non gli facciamo delle creste con forme troppo stravaganti, però che abbiano fatto due modellini, uno che ti propone un tipo di cresta e l'altro una cresta un po' diversa, ci sta benissimo. Calza col discorso che facevo prima. Se volete fare magari un modellino con delle spine, perché non fare anche l'altro modello in maniera diversa e fai abbozzi una texture di piumaggio? All'orecchio mi sembra che sia abbastanza Sì, così. Questi corretto, immagino. Sì, ora si vede, perfetto. veramente si sono rivelati una coppietta davvero interessante e volevo approfittarne per mostrare l'altra versione, che è fondamentalmente un po' più classica, mettiamola così. Sì. Ah, wow. Abbiamo sempre questa alternanza fra versioni più variopinte e versioni che potremmo definire anche più anonime in un certo senso. Poi c'è gente a cui piace comunque questo tipo di approccio. Attenzione, non bisogna mai escludere le varie possibilità quando si parla di colore, anche se credo che siamo un po' tutti d'accordo nel dire che la versione blu e gialla è più interessante. Che dite? Decisamente. Sì, concordo. Devo dire che nell'altra versione del Dilophosaurus seduto, non quello azzurro, l'altro, Ok. la cresta ha una colorazione che mi piace particolarmente, perché mi sa che è diversa, ha soltanto i Sì, bordi ha un rossi. po' di giallo, ha un po' di giallo, ha dei bordi un po' più frastagliati. Sì, in effetti è vero, ora poi lo Sfumature di mostro. Molto, molto carino. In pratica è come se questa colorazione si concentrasse tantissimo sulla cresta, dando per l'appunto varie sfumature, e mentre negli altri comunque la creatività nel colore si distribuisce su tutto il corpo. Sì, decisamente. Vi mostro anche l'interno, perché vedete c'è questo giallo, i bordi più scuri, l'arancione e di nuovo il giallo. Sì, molto bello in effetti. Sì. Questo è un bel prodotto. Questo è veramente un prodotto valido. Come diceva Filippo, le aspettative erano alte e non credo siano state deluse. Ma le aspettative erano ancora più alte con un altro. E questa cosa adesso sarà interessante da vedere assieme, perché si tratta di un dinosauro che effettivamente avrà avuto, sì e no, due giocattoli nella sua storia, nonostante sia famoso per i motivi sbagliati, ed è Megaraptor. Cioè, veramente un animale così particolare che non aveva mai ricevuto prima, diciamo, il trattamento modellino. Questa cosa ha sempre stupito la comunità di collezionisti. E finalmente abbiamo un modellino che, fra l'altro, sembra piuttosto aggiornato. Ecco qua. Ho scelto una versione bluastra. Bella posa. E qui sì. Qui c'è un lavoro nella posa che è stupendo. Cioè, io avevo il terrore, ma ragazzi, è un capolavoro di equilibrio. Ah, Cioè, quegli spirulini, guardali al neon. Gli purtroppo sì, ci sono gli spirulini spirulini, al però neon. Dio, sono concentriamoci, bellissimi. concentriamoci sugli aspetti più interessanti. Allora, intanto, Ma la anche testa è questo lo aveva. Skull Crusher di Kong Island. Beh, ma la cosa bella è che se vai a vedere gli Skeletal a cui hanno fatto riferimento, così è. Quindi È devo dire veramente il che best hanno di fatto un Konga. gran lavoro. Allora, cavolo, è bello. Ma poi anche la posa, anche le mani. Fatemele chiamare così, pazienza. Guarda che bello. Cavolo, questo è veramente notevole. Mattia, tu hai esperienza diretta con questi bestiolini, quindi sono curioso di sentire la tua. Dal modello si vede la caratteristica del muso allungato, che è importante perché questi animali avevano questa caratteristica particolare, ovvero il muso abbastanza allungato. E beh sì, io ho avuto la fortuna, diciamo, di studiare un elemento fossile di questo genere, Megaraptor,
che ho potuto vedere un paio di volte andando all'Università di Scienze Naturali del Comahue, l'Università Nazionale del Comahue, a Neuquén. E insomma, quello che volevo vedere è se nel modello veniva resa appunto la forma della morfologia del muso, che è abbastanza allungata. Da qui si vede bene. Poi io nello specifico stavo guardando in realtà la morfologia dei denti, che mi interessava particolarmente perché questi animali avevano dei denti molto particolari rispetto, che ne so, agli abelisauridi, per esempio, si trovano molto spesso lì in Patagonia. E poi è ovvio che qua immagino che a livello di dettaglio non potessero spingersi troppo. Anche perché guardate, questo è il mio dito, Eh quindi sì, veramente però piccolo. scolpiti singolarmente, non è una cosa da poco, eh? Anche qua le Ma c'è labbra un vedo, salto, no? sì, ma c'è un salto di qualità pazzesco comunque, eh? E devo dire che setta anche uno standard abbastanza alto adesso, perché il livello qui è altissimo. Mi piace tantissimo la posa per l'appunto. E sì. Vedo l'unguale abbastanza grande, no? Sì, ecco, fra l'altro il problema che avevamo riscontrato prima in Bari Onyx, qui non c'è. Guardate, bellissimo, bellissimo. Anche perché questo è il famoso artiglio che faceva inizialmente pensare a un dromeosauride, quindi un parente di Velociraptor, da qui Megaraptor. Molto, molto bello, secondo me. Mi dispiace un po' per gli spirulini, lo ammetto. Allora, non mi sembrano così invadenti come al solito, anche perché non Sì, sono ma a dai, ma 1 3. sono un pugno, sono comunque un pugno in un occhio. Sembra, dai, sembra veramente un bambino che ha preso un pennarello e ha rovinato i modellini del padre per il quale ha speso metà dello stipendio mensile. Dai. Definizione bellissima. Carine le striature sulla coda, anche il fatto che poi la coda abbia questa colorazione scura. Non ci sono quelle passate di Di vernice bianco bianca sulle schifo, di zampe. bianco muffa. Le Quindi non ci spine sono, ce l'hanno anche almeno queste. questo. Ma sono, allora, intanto sono quasi quadrangolari, vedi? Un po' meno a punta. Poca roba essenzialmente. Va detto che l'unico modello, tra virgolette, liscio è stato da Spletosaurus, in effetti. Però è molto gradevole questa scelta, meno esagerata rispetto al solito. Per concludere, io vi mostro l'altra versione. Anche questa è molto carina, anche se devo dire, ecco, anche se devo dire che è più cattiva. Non so come definirla in altro modo. Il cranio mi sembra Allora, differente da quello dell'altro modello comunque. vediamo. Mi sembra un pochino diverso. È Questo è un più po' più fine. schiacciato. Sì. Sì, vero. Prova a metterli. Ok. In effetti è vero. È vero. Non so se anche questo è dovuto a un processo di stampa diverso, però in effetti qui risulta più fine. Quale sarebbe più adatto? Quale Questo sarebbe più corretto? mi Ah, sembrerebbe sì. Pensa tu. L'altro mi sembra un po' meno, diciamo, questo è più affusolato e rende meglio l'idea. Rende meglio l'idea. Mi Molto, molto, molto bene. piace che si stiano spingendo su pose molto più dinamiche rispetto alla classica posa da skeletal drawing. Dimostra comunque una coscienza propria da casa di produzione molto più forte. Ok. Perché è quando senti di avere una determinata forza a livello anche di marketing che te osi nel presentare qualcosa di un po' più diverso, tipo in questo caso. Per il resto, non mi fa molto impazzire, devo essere sincero. Non dico che sia sbagliato, però non lo so, mi lascia un po' interdetto. Tra tutti, il Dilophosaurus, secondo me, è tipo a 10 spanne sopra tutti. A me piace parecchio rispetto agli altri, però sono d'accordo con Filippo, nel senso che se dovessi comprare uno di questi modellini, probabilmente sceglierei il Dilophosaurus, per tutta una serie di motivi. Allora, ragazzi, io direi che per questo unboxing è tutto. Sono molto contento del fatto che siano emersi alcuni dettagli, grazie al contributo di Mattia. Ringrazio sempre Filippo per aver partecipato, nonostante si trattasse di teropodi. Ovviamente invito tutti a seguirci sui nostri canali, mettete mi piace al video, iscrivetevi per ricevere sempre nuovi aggiornamenti sui nostri contenuti e alla prossima!